Buonasera, possiamo partire con i lavori. Chiedo al segretario di procedere con l'appello. Innamorato di donna De Bellis, innamorato Giacomo Parisi, dipinto Cinque Palmi, dritto De Caro, di donna assente, di Pierro Ardito assente, Benedetto Atrofa, di Ciolla assente, di Turri assente, Ciavarella presente. Presenti 14 e assenti 3, seduta valida. Grazie segretario. Prima di procedere con i lavori devo giustificare l'assenza dei tre consiglieri assenti, Di Donna, Giuseppe, Di Turri e Di Ciolla, che hanno comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna. Nomino come scrutatori i consiglieri Benedetto per la minoranza e consigliere Innamorato Giacomo per la maggioranza. Procediamo quindi con il punto numero 1 iscritto all'ordine del giorno. Approvazione e resocontazione integrale delle sedute di Consiglio Comunale del 23 novembre e del 19 dicembre 2022. Come al solito, a norma del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'articolo 71, è necessario procedere in tal senso. Favorevoli alla proposta in oggetto? 2, 4, 6, 8, 10. Scusate, non mi vedo. 10. Unanimità 14. Possiamo quindi passare al punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno. Diniego stralcio parziale cartelle di pagamento fino a 1000 euro anni 2000-2015. Articolo 1, commi 227 e 229 della legge 197-2022. Cedo la parola all'assessore Scattarella che relaziona in merito. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, una premessa importante. Con la legge appunto finanziaria per l'anno 2023 sono state previste una serie di agevolazioni. In particolare ci riferiamo allo stralcio dei ruoli. I ruoli sarebbero appunto le cartelle esattoriali dell'ex Equitalia, qui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, portate appunto ad Equitalia dal 2000 al 2015. Si tratta in sostanza di cartelle esattoriali fino a 1000 euro, per cui la legge ha previsto per i debiti tributari relativi allo Stato, quindi ad esempio all'IRPEF, ad esempio, oppure ai contributi IMSS, il contribuente otterrà uno stralcio totale della cartella esattoriale, ripeto, sempre fino a 1000 euro. Per quanto invece riguarda l'ente locale, quindi al comma 227 della legge 29 dicembre del 2022, numero 197 invece, è stato previsto per gli enti locali, quindi per gli enti che non sono amministrazioni statali, è stata prevista la possibilità di effettuare uno stralcio, che si chiama stralcio parziale, sempre per importi fino a 1000 euro, però soltanto per le sanzioni e gli interessi. Quindi il comune di Unicattaro ha fatto un'analisi di questi ruoli, quindi ruoli dal 2000 al 2015 affidati appunto all'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, ex Equitalia. Dall'istruttoria effettuata sia dall'ufficio dei tributi che dall'ufficio ragioneria è emerso che per quanto riguarda appunto il comune di Unicattaro l'importo relativo allo stralcio per quanto concerne le entrate tributarie sono pari a 438.446.000 euro, mentre per le violazioni al codice della strada 136.359. Si tratta quindi di una somma importante, quindi soltanto sanzioni e interessi, pari a 574.000 euro 805. Infatti l'importo a ruolo, quindi il capitale che comunque il contribuente dovrebbe pagare, risulta essere pari a 2.036.906. Quindi con questi importi abbiamo dovuto riflettere sull'impatto che questo provvedimento avrebbe avuto. In particolare, appunto, dati gli importi, quindi quasi 600.000 euro, si è pensato all'impatto negativo che
avrebbe avuto sul bilancio per le mancate entrate, perché si tratta appunto di avere una certezza, cioè la mancata riscossione di queste somme, appunto di 574.805, somme che, come sappiamo, noi utilizziamo per offrire i servizi ai cittadini. Quindi avremmo avuto la certezza di questo mancato introito. Un'altra riflessione è stata fatta sull'impatto degli equilibri finanziari, perché si tratta in sostanza di crediti, quindi il Comune ha dei crediti che si chiamano tecnicamente residui attivi nei confronti dei contribuenti. In questo caso quindi ci sarebbe stato uno stralcio dei residui attivi e quindi un impatto notevole sul risultato di amministrazione. E per queste, diciamo, ragioni il Comune di Necattaro ha ritenuto di non voler aderire appunto allo stralcio delle sanzioni e interessi. Ricordiamo, stralcio automatico solo delle sanzioni e interessi, infatti si parla di stralcio parziale. Un'altra considerazione importante è che la stessa legge, la legge finanziaria, ha un altro comma, il comma 231, comunque ha lasciato la possibilità ai contribuenti di poter aderire allo stralcio sempre delle sanzioni e degli interessi, ma anche dell'agio, l'agio che viene pagato appunto a carico dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Cioè i contribuenti, a prescindere da questo stralcio automatico, possono su istanza, quindi su istanza del cittadino, richiedere per qualunque importo, quindi anche superiore ai 1.000 euro, potranno chiedere comunque lo stralcio delle sanzioni e interessi. E addirittura quindi non soltanto il limite può essere superato dei 1.000 euro, ma anche non c'è il limite dell'ISE, quindi qualunque cittadino. Quindi considerando tutte queste analisi che abbiamo fatto, sottopongo appunto al Consiglio Comunale di non aderire alla procedura automatica di cui appunto ho parlato prima. E in particolare quindi, considerato il parere favorevole del contabile, del dirigente del settore finanziario, quindi del secondo settore, nonché il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica per quanto riguarda il dirigente del servizio tributi, quindi il settore 1, nonché del responsabile del servizio autonomo di polizia locale, considerando anche il parere favorevole del collegio dei revisori, è che questo provvedimento è stato esaminato dalla terza commissione consiliare, sottopongo al Consiglio di deliberare quanto segue. Di avvalersi quindi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, la numero 197, di non applicare ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di quell'articolo 1, commi 227 e 228 della legge appunto finanziaria 29 dicembre del 2022, la numero 197, relativamente, come dicevo appunto, allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro iscritti in carichi affidati alle agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Inoltre, di dare atto appunto che la presente non incide comunque sui contribuenti che vorranno definire la posizione debitoria per le partite iscritte a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 affidate all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in quanto potranno comunque corrispondere le sole somme limitate all'importo dovuto a titolo di capitali e spese per le procedure esecutive e dei riti di notifica, con esclusione appunto delle sanzioni e degli interessi di mora, così come previsto dal comma 231. Questo si chiama appunto il provvedimento della rottamazione quater. Grazie. Grazie Assessore, cedo la parola al consigliere Cinque Palmi, ha chiesto la parola. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Non mi voglio soffermare sui numeri che ha già elencato l'assessore Scattarella, ma sulla bontà o meno del provvedimento. Come Movimento 5 Stelle riteniamo che la manovra sia un condono fiscale a tutti gli effetti, che premia chi sceglie di essere superiore alla legge e mortifica invece chi la riconosce come guida cardine di una comunità. Lo stralcio parziale viola di fatto i principi di equità fiscale che da sempre portiamo avanti ormai dal 2016 e che non possiamo certamente abbandonare. Per questo motivo oggi in Consiglio Comunale siamo chiamati ad approvare il diniego dello stralcio parziale che come gruppo di maggioranza non abbiamo esitato ad applicare. Non si tratta di una misura ostativa nei confronti di chi è fiscalmente in difficoltà,
Ricordiamo che l'ente non si è mai sottratto ad espletare agevolazioni nei confronti di coloro che abbiano fatto richiesta, bensì di un messaggio di sostegno a supporto nei confronti di cittadini onesti che, pur in difficoltà, non si sottraggono ai loro doveri fiscali e tributari, qualunque essi siano. È doveroso ricordare che la legge di bilancio prevede in ogni caso la misura della rottamazione nei confronti di chi ritiene e di chi intende regolarizzare la propria posizione fiscale e tributaria, senza limiti di importi e con sgravio sulle sanzioni e sugli interessi. Tale misura risulta essere molto più equa rispetto allo stralcio parziale ed è quella che come amministrazione intendiamo incentivare, invitando chi ne avesse bisogno a rivolgersi presso gli uffici comunali per maggiori delucidazioni. Come ha anticipato l'assessore Scattarella, il provvedimento è stato già esaminato in terza commissione consigliare in data 23 gennaio e, riscontrando il parere favorevole della commissione, e il gruppo di maggioranza si esprimerà ovviamente in favore del diniego di questa misura. Grazie. Grazie consigliere Cinque Palmi. Non so se ci sono altre iscrizioni a parlare. Prego consigliere Ardito. Buonasera, saluto chi ci segue da casa e chi è presente oggi. Presidente, volevo fare un paio di domande e poi eventualmente argomentare. Volevo chiedere se quella somma, 2.036.906 euro, sono la quota dell'eventuale risultato della rottamazione TER, quindi quelle sono tutte le cartelle fino a 1.000 euro, oppure comprendono tutte le somme che oggi il Comune dovrebbe introitare? 2 milioni. Chiedo, non so se vuole rispondere l'assessore, altrimenti abbiamo i dirigenti dei vari settori, il dottor De Benedetto, l'avvocato De Benedetto e il dottor De Mattia. Non so se qualcuno, vista la domanda prettamente tecnica, se qualcuno vuole rispondere. Prego, avvocato De Benedetto. Non so se è chiara la domanda del consigliere, avvocato. Sì, buonasera. Allora, noi abbiamo fatto un'estrazione degli importi. Questi sono tutti gli importi dei ruoli sotto i 1.000 euro dal 2000 al 2015. Un'altra informazione utile, anche ai fini della redazione della delibera. Avvocato, se può avvicinarsi al microfono, si sente pure. Sì, ai fini della redazione della proposta della delibera, è che si tratta di importi, almeno relativamente alle entrate tributarie, tutti collocati nel periodo 2011-2015, quindi si tratta di importi non vetusti, piuttosto recenti e anche piuttosto consistenti, quindi diciamo non c'è sovrapposizione o coincidenza con la rottamazione quater, perché la rottamazione quater intercetta importi, intercetta qualsiasi importo, quindi anche al di sopra dei 1.000 euro, invece noi stiamo parlando di uno stralcio limitato ai cosiddetti mini ruoli, quindi sotto i 1.000 euro. Invece la rottamazione quater non solo supera la soglia dei 1.000 euro, ma riguarda ruoli che arrivano fino al 30 giugno 2022. Per questo, tra le diverse misure di cosiddetta tregua fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2023, è quella più appetibile, perché oltre allo stralcio di sanzioni e interessi, vengono abbonate questa volta, per la prima volta, anche gli aggi esattoriali, che sono importi consistenti. Quindi se da una parte si nega la possibilità di aderire allo stralcio parziale limitato alle sanzioni per i mini ruoli sotto i 1.000 euro dal 2000 al 2015, dall'altra parte comunque viene consentita la possibilità al contribuente di aderire alla rottamazione quater di ripulire la propria posizione, contributiva, la propria morosità, considerando anche che avrebbe maggiori benefici e considerando anche la rottamazione quater prevede il pagamento anche in forma rateale. Mi pare che in un lasso temporale di 5 anni, quindi come misura di definizione agevolata è più appetibile rispetto
però gli importi, diciamo, venendo alla domanda, gli importi non sono sovrapponibili. Rottamazione terra. Sono okay. Diversi. Diciamo. Questi importi in bilancio come sono riportati? Come somme di facile incasso o come somme di dubbia esigibilità? Prego, dottor De Mattia. Allora, queste somme, essendo tributi e codici della strada, per queste somme sono state conteggiate con il fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi fanno parte di quella massa attiva in cui portiamo sia il credito, quindi il residuo attivo, e su quale cantoniamo un fondo. Quindi è chiaro che questo fondo non è pari al 100%, mi spiego meglio. Se io ho 100 di residuo di questi debiti, non ho 100 di fondo, quindi automaticamente avrei una perdita nel toglierli. Quindi se, per esempio, se io avessi 100 in entrata e 70 di FCDE di fondo, perderei il 30%. Quindi questo è l'esempio, diciamo, della percentuale del fondo. Quindi il fondo non copre totalmente il residuo attivo, perché c'è sempre, in base al grado di riscossione, questo fondo è molto più alto quando io non incasso. In questo caso, diciamo, l'area, diciamo, di riscossione per il Comune di Castro è di circa il 30% più o meno. Ho fatto un esempio per far capire come funziona questo fondo di credito di visibilità. Comunque questi ruoli, c'è per tutti questi ruoli che, diciamo, stiamo effettuando questa ricognizione, c'è un apposito fondo di crediti di esigibilità. Poi l'assessore Ardito, la invito a terminare l'intervento. Presidente, l'assessore ha detto che le casse comunali andrebbero in difficoltà nel caso in cui oggi non si votasse per un diniego, ok, alla rottamazione terra. Ma che succederebbe se poi tutti utilizzassero la rottamazione quater? Cioè, da un punto di vista di cassa, non andremo ugualmente in difficoltà o cambia qualcosa nell'applicazione della legge? Io credo che c'è una differenziazione, perché nel momento, cioè in questo momento, se io aderisco a questa, devo stralciare in automatico e subito queste somme, mentre nel momento in cui c'è quello quater c'ho un percorso guidato. Innanzitutto so la gente che aderisce, avviene con la rateizzazione, e dopo c'è una legge anche che l'esattore, l'agente della riscossione, ha tempo fino al 2028 per dire, appunto, perché siccome c'è la rateizzazione ci dice di togliere questa, diciamo, le sanzioni interessi. Quindi c'è un percorso più logico e più, diciamo, più tranquillo per poter togliere queste sanzioni. Però ho anche, tra virgolette, un percorso guidato, nel senso che permette di incassare tutto, cioè nel senso chi effettivamente se ne avvantaggia è la persona che effettivamente deve pagare, mentre così, cioè, avviene in automatico all'insaputa, diciamo, anche della persona che non paga, di togliere queste cose. Invece in quella maniera può invogliare la persona effettivamente ad aderire, e quindi andrebbe a pagare la quota capitale, che è la cosa che effettivamente interessa al comune. Quindi non c'è un riflesso immediato, e quindi c'è un, diciamo, avvantaggio di un qualcosa che è positivo per il bilancio del comune. Grazie, ho il sindaco che ha chiesto di poter aggiungere qualcosa. Prego. Prego, sindaco. A beneficio di tutti, anche di chi ci segue, ribadisco che comunque stiamo parlando di cartelli di pagamento fino a 1000 euro, parliamo degli anni 2000-2015, questo deve essere chiaro a tutti. Prego, sindaco, non so se il suo... Sì, c'è la pernacchia. Mi dai questo qua? Grazie Presidente, buonasera. Sì, c'è qualche problema su questo microfono, quello del sindaco proprio l'hanno manomesso, perché... No, e poi alla fine il dottor De Mattia lo diceva, la differenza sta proprio nell'azione. Lo stralcio, il saldo e stralcio prevede l'eliminazione, quindi qualora noi non votassimo oggi questa delibera, questi importi
sarebbero stralciati, lo dice la parola stessa, tutti. Quota, diciamo, capitale, quota interesse e sanzione. Quindi praticamente il Comune di Nicastro perderebbe tutto l'importo. Con la rottamazione? Sanzioni e interessi, sì, no, volevo dire che cosa, con la rottamazione quater invece, noi induciamo in buona sostanza il cittadino innanzitutto a venire al comune. Peraltro voglio aggiungere che noi abbiamo un funzionario della riscossione, abbiamo un ufficio preposto che accompagna il cittadino in questo percorso, che può suggerire, proporre delle rateizzazioni di questi importi, non pagherebbe, cioè avrebbe comunque la scontistica sulla quota interesse e sulla sanzione e sull'agio, e il comune incasserebbe di fatto il capitale. Quindi è questo per noi fondamentale, per questo noi intendiamo, apprezzavo l'intervento del consigliere Cinquepalmi, perché noi riteniamo che sia, diciamo, corretto che il nostro percorso di equità fiscale che tende verso l'equità fiscale debba essere confermato quest'oggi, perché abbiamo sempre detto ai cittadini, offrendo tutte le soluzioni possibili, come dicevo anche con il funzionario della riscossione, che le tasse si debbano pagare. Abbiamo fatto un percorso assieme anche alle sigle sindacali, voglio ricordare poco fa, rispetto all'aggiornamento delle concessioni, che hanno previsto la rateizzazione di importi e di morosità su TOSAP. Allora queste persone che hanno pagato, che hanno fatto sacrifici, ecco, sarebbero in buona sostanza ad un livello di intelligenza più basso rispetto a chi magari domani non paga. Quindi questo stiamo dicendo, è opportuno utilizzare quel che la norma mette a disposizione. Qui stiamo dicendo che la rottamazione quater consente comunque al cittadino di usufruire di questa agevolazione, però il comune così facendo incassa il capitale e quindi riesce ad incamerare le risorse che servono per offrire poi un servizio alla città. Grazie Presidente. Grazie Sindaco, non so se il consigliere Ardito ha terminato, altrimenti le cedo nuovamente la parola. Grazie Presidente. Allora, noi facciamo una proposta, proponiamo di emendare il testo del deliberato, inserendo nell'atto deliberativo che il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad implementare i servizi al cittadino con uno sportello dedicato per l'inoltro delle richieste di stralcio, così come da comma 231, rottamazione quater, e di dare massima diffusione con pubblicazione sul sito del Comune e manifesti per le vie del Paese. Grazie, quindi per il segretario, ma anche per il verbale, proponete, c'è un emendamento proposto dal consigliere Ardito o da tutti? A nome di tutti, anche alla luce del consigliere Ardito, diciamo, Benedetto, Matuofa e Ciavarella. Quindi si propone di inserire nel deliberato, come punto 1, un attimo Sindaco, vediamo di capire qual è la proposta, perché deve ricevere comunque il parere tecnico dei dirigenti. Punto numero 1, quindi prima di avvalersi della facoltà prevista, non lo so, dove la volete inserire nel deliberato? Ci sono 5 punti. Ma anche come quinto punto, visto che al quinto punto si parla di rottamazione quater, come sesto punto possiamo quindi inserire... Quindi come ultimo punto. Sì, okay. Sì. Quindi punto numero 6 sarebbe, può ridettare oppure ce lo può presentare per iscritto? Meglio. Sì. Allora un attimino che vado... Facciamo prima di, dobbiamo capire qual è l'emendamento, quindi sarebbe nel deliberato un punto numero 6, nel frattempo che ci viene presentato per iscritto, anche per non commettere errori nella lettura, nel frattempo che il consigliere Ardito ceda la parola al sindaco oppure ai dirigenti per un parere, però aspetterei. Prego sindaco. Io volevo capire, si chiede l'istituzione di un ufficio, di uno sportello, ma io ho appena detto che lo sportello il comune di Nicastro ce lo ha già, noi abbiamo dicevo, noi abbiamo uno sportello, noi stiamo facendo anche un concorso adesso per stabilizzare, incardinare la figura all'interno dell'organico del Comune di Nicastro. Nel frattempo, con procedure ex articolo 110,
da ormai qualche anno abbiamo assunto una persona deputata che ha un ufficio, quindi io guardo il dirigente, cioè il servizio è già presente all'interno del Comune di Catolo. Se ho capito bene, si vuole presentare l'emendamento alla delibera per istituire uno sportello, ma noi lo sportello ce l'abbiamo già, l'ho detto poco fa. Vabbè, noi andiamo a leggere, andiamo con ordine, vado a leggere sì. L'emendamento, così tutti capiamo di cosa stiamo parlando. Poi cederei la parola ai dirigenti per il parere, per avere un parere da parte loro, se è un parere positivo, favorevole o meno. Sostanzialmente, quindi, nel punto vado a leggere il deliberato. La proposta di delibera comporta, tolta tutta la premessa, quindi ci sono 5 punti. Il primo punto è di avvalersi, quindi il Consiglio si delibera di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2922 numero 197 di non applicare i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227 e 228 legge 29 dicembre 2022 numero 197 relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1000 euro iscritti in carichi affidati dagli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Punto numero 2, di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate e Riscossione entro il 31 gennaio 2023 tramite PEC. Punto numero 3, di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto. Quindi già in punto numero 3 parla comunque già di dare notizia sul sito internet istituzionale. Punto numero 4, di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze. Ultimo punto, numero 5, propone di delibera di dare atto che la presente non incide sui contribuenti che vorranno definire la posizione debitoria per le partite iscritte a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 ed affidate all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in quanto potranno corrispondere le sole somme limitate all'importo dovuto a titolo di capitale e spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, così come da comma 231 in narrativa richiamato, il cosiddetto rottamazione quattro. La proposta dei consiglieri, ripeto, Ardito, Ciavarella, La Trofa e Benedetto, è quella di aggiungere un punto numero 6, che così dice: il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad implementare i servizi al cittadino con uno sportello per l'inoltro delle richieste di stralcio, così come da comma 231, la cosiddetta rottamazione quater, e di dare massima diffusione con pubblicazione sul sito del Comune e manifesti per le vie del Paese. Pongo l'accento su quest'ultima parte, quella della diffusione pubblicazione sul sito del Comune, che è già prevista dal numero 3, si aggiunge però manifesti per via del Paese, che non è previsto. Cedo la parola a, non so se il dirigente, il dottor De Mattia, piuttosto che l'avvocato De Benedetto, per un parere. No, volevo chiarire a beneficio di tutti. Dunque, la procedura della rottamazione quater è già stata avviata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione ed è una procedura telematica ed è anche piuttosto semplice. Sono due modalità di accesso, sia privata che pubblica, e quindi diciamo il cittadino che vuole aderire ha questa possibilità. Noi diciamo come ufficio tributi ovviamente daremo tutte le informazioni, ma è chiaro che non possiamo diciamo fare una sorta di succursale dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, perché comunque la procedura è telematica, cioè uno si deve accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e fa la domanda e poi ha diciamo la risposta. Anche perché dalla stessa agenzia delle Entrate e Riscossione, diciamo, c'è l'impegno alla Giunta, quindi ci dovrebbe essere, credo, una delibera di Giunta, non so se è fattibile o meno. Sì, no, ma volevo diciamo anche chiarire dal punto di vista te come avviene, cioè la procedura è già stata avviata. Se si va sul sito di Agenzia delle Entrate e Riscossione ci sono delle FAQ, c'è un comunicato stampa, c'è l'accesso per presentare la domanda, quindi è già agevolato il cittadino. La norma impone, nel caso dello stralcio, intanto di mandare la delibera ad Agenzia delle Entrate e Riscossione,
e poi di mettere sul sito dell'ente, quindi di dare la massima informazione ai contribuenti che c'è questa, diciamo, che il comune ha negato la possibilità di ottenere lo stralcio parziale automatico dei miniruoli. Quindi, diciamo, dal punto di vista informativo la norma è completa, per cui francamente non vedrei l'utilizzo, nel senso che comunque l'ufficio tributo le informazioni le dà, però non possiamo operare noi per conto del cittadino, è il cittadino che si deve collegare al sito dell'Agenzia delle Entrate e proporre la domanda, cioè non ci sono domande cartacee per intenderci, il sistema è telematico. Quindi comunque la procedura, questo va evidenziato, è l'Agenzia delle Entrate. Io con lo SPID, con altri sistemi, per chi ha lo SPID o per chi... Sono due procedure, diciamo... Stiamo parlando dell'automazione 4. Sì. Sì, sì, posso, Presidente? Sì, c'è anche il consigliere Parisi, però... Sì, no, va bene, era chiaro che la domanda si fa digitalmente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La proposta era quella di dare un servizio in più al cittadino, quindi il cittadino può venire nelle case comunali ed essere seguito anche nell'inoltro di questa domanda. Questa era la proposta, in modo tale da agevolare l'inoltro della domanda, perché non tutti hanno la possibilità di collegarsi o di avere dei mezzi per collegarsi via internet, sia non tutti hanno la capacità, magari qualcuno può sbagliare. Quindi essere seguito in questa procedura può essere un servizio in più che viene dato al cittadino alla luce di quello che abbiamo detto, no? di cercare di incentivare e di creare questo avvicinamento alla casa comunale. Grazie. Oltre al fatto, scusa, sì, che la durata poi sarebbe fino al 30 aprile, no? alla data di fine inoltro, quindi un periodo molto limitato, individuare una figura che si dedichi a questo. Grazie consigliere Ardito. Chiedo all'avvocato se vuole esprimere, quindi chiudere esprimendo un parere che poi deve venire a sottoscrivere per gli atti della Presidenza. Prego, avvocato. Io per quanto mi riguarda non ho problemi, è chiaro che questo impegna più la Giunta, perché poi attrezzare un servizio... Facciamo così, l'avvocato ci deve dare comunque un parere tecnico, favorevole o meno. E non lo so, poi questo ce lo deve dire l'ufficio, il tecnico contabile. Aspetta, facciamo avere prima il tecnico. Chiudiamo così ci serve comunque un parere. Nel frattempo facciamo così, cedo la parola al consigliere Parisi, visto che... Allora, nel frattempo andiamo avanti con la discussione, prima della votazione dell'emendamento chiederò l'espressione di un parere comunque tecnico. Necessario. Prego consigliere Parisi. Grazie Presidente. Entrando nel merito dell'emendamento, come gruppo di maggioranza non riusciamo a capire, diciamo, che la sussistenza stessa di questo emendamento, visto che la maggior parte delle cose che specifica sono già in essere, sono già in atto. Inoltre l'emendamento impegna la Giunta e quindi la domanda che rivolgo al Sindaco di entrare anche nel merito poi di questo impegno che la Giunta poi deve farsi carico. Ma come gruppo di maggioranza riteniamo che, entrando in merito invece nella manovra, che sia un condono fiscale a tutti gli effetti e che questo condono premia chi sceglie di essere superiore alla legge e che lo stralcio quindi viola di fatto i principi di equità a cui noi siamo legati sin dal 2016. Pertanto sarebbe un segnale chiaro verso l'intera cittadinanza, verso l'intera comunità, se questo punto all'ordine del giorno venisse votato all'unanimità dei presenti in Consiglio Comunale, a prescindere poi dall'emendamento che riguarda poi un po' di questioni tecniche che comunque si possono comunque affrontare, anzi sono state già affrontate dall'amministrazione comunale. Grazie. Grazie, cedo la parola al Sindaco e dopodiché chiedo al dirigente di esprimere un parere. No, Presidente, io ho qualche difficoltà a immaginare la risposta del dirigente, però sono curioso di ascoltarla, perché faccio io una domanda al dirigente. Noi abbiamo istituito uno sportello, si chiama sportello della riscossione. Abbiamo assunto, quindi comunque abbiamo
individuato all'interno della struttura comunale del municipio una stanza, quindi questo già comporta un impegno economico, quindi con tutto quello che ne consegue, scrivania, computer, utenze, eccetera, quindi già questo è un impegno economico. Abbiamo assunto una figura dedicata, un funzionario della riscossione, come dicevo, con procedura ex articolo 110, adesso bandiremo il concorso, quindi incardinata a tutti gli effetti nell'organico comunale e nel settore delle finanze, nel settore tributi e finanze. Ora, se il cittadino avesse bisogno di informazioni, posto che, come dice il dirigente, la procedura non potrà essere eseguita dall'operatore perché è telematica, e io immagino che quando trattasi di procedura telematica, come è avvenuto per reddito di cittadinanza, come è avvenuto per buoni pasto, come è avvenuto per tutte le altre agevolazioni o i benefici che sono stati erogati dal comune di Necattaro, il cittadino, anche indigente, anche in difficoltà, si è rivolto al suo CAF. Il suo CAF ha le sue credenziali e può inviare la domanda telematicamente, così come ha detto il dirigente. Ora però io immagino, ripeto, rivolgo la domanda io al dirigente, ma se il cittadino non sapesse tutto questo, e si può dare, per carità, così come è stato già detto, pubblicità, si può diffondere questa notizia, può recarsi, se si dovesse recare qui al municipio presso il funzionario di riscossione, otterrebbe queste informazioni? Io credo di sì. Il funzionario della riscossione quindi è uno sportello dedicato non all'ufficio tributi. Prima diceva il dirigente si può recare all'ufficio tributi, e immagino che il cittadino che debba recarsi all'ufficio tributi debba poi fare la fila con tutti gli altri che vengono per gli accertamenti e altre cose, magari seccato va via. Invece no, io ribadisco, abbiamo un ufficio dedicato a questa cosa, abbiamo un ufficio dedicato alle riscossioni, e quindi questa persona separata, non che non faccia parte dell'ufficio tributi, ma è ubicato proprio in un ufficio a parte, può dare le informazioni, informazioni che chiaramente lo porteranno il cittadino a recarsi presso il suo CAF, perché il suo CAF detiene le credenziali, visto e considerato che la procedura è telematica. Però noi abbiamo uno sportello dedicato, cioè io continuo a dirlo, qui si sta parlando di istituire uno sportello, un servizio in più, no, ce l'abbiamo già, e ribadisco, questo sportello accompagna il cittadino, poi invito il dirigente a correggermi se sono in errore, accompagna il cittadino verso una verso il pagamento, quindi una preparazione al pagamento, e quindi dà dei consigli. In questo caso il percorso può essere fatto assieme al CAF, quindi il cittadino viene qui allo sportello, riceve le informazioni, poi si reca dal suo CAF, il suo CAF può dialogare assolutamente con lo sportello e presenta la domanda. Cioè noi abbiamo questo servizio, il Comune di Necattaro è dotato di questo servizio. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Sì, prima di cedere la parola al Vice Sindaco, il mio ruolo comporta una certa pragmaticità, quindi devo entrare nel merito, quindi ricordo e vado a leggere. La proposta dei consiglieri è quella di implementare i servizi al cittadino con uno sportello, e qui va sottolineato, per l'inoltro delle richieste di stralcio. Quindi la proposta dei consiglieri parla di uno sportello per cui il cittadino va a fare l'inoltro delle richieste di stralcio. Quindi quello che diceva il sindaco, solitamente fa un CAF piuttosto che patronato, quello che è. Prego, Vice Sindaco. Sì, buonasera a tutti. Volevo solo aggiungere una cosa. Prima c'era un piccolo dibattimento in aula con il consigliere La Trufa. È un problema anche di privacy, perché non so se voi avete mai fatto un accesso all'agenzia della riscossione. Quando io faccio l'accesso, per usufruire o meno dei servizi, accedo alla mia situazione debitoria, che può attenere non solo al tributo X o Y, ma una serie di cose. Quindi immaginate una persona che viene all'ufficio, l'ufficio accede perché con il computer del comune ed è personale dell'agente, in questo caso della riscossione, accede a una posizione personale di una persona, okay, che vuole essere aiutata in tal senso.
ci può essere una violazione di privacy, perché non è finalizzato solo, no, alla possibilità di fare quel pagamento, tanto che oggi tutti i professionisti, a partire dai CAF, sindacati, commercialisti, eccetera eccetera, hanno la cosiddetta delega fiscale, cioè io a monte ho delegato il mio commercialista affinché possa operare in tal senso, farmi pagamenti, gli F24, accedere all'agenzia della riscossione piuttosto che all'agenzia delle entrate, eccetera eccetera. Quindi dovrebbero, per assurdo, fare la delega fiscale alla gente e non per poter operare così, perché altrimenti io dovrei far girare il cittadino dietro la scrivania del personale, no? Perché debba vedere poi sul computer e fare l'operazione, cioè è complicata questa cosa, sia dal punto di vista proprio tecnico, diciamo squisitamente tecnico, ma soprattutto dal punto di vista della violazione della privacy. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Grazie. Grazie vice sindaco, è chiaro il suo intervento. Qui la pubblica amministrazione dovrebbe dare un servizio che solitamente da un CAF, un patronato, e bisogna capire se è possibile dare questi servizi del genere. Prego, consigliere La Trofa, mi ha chiesto la parola. Sì, grazie presidente, saluto tutti i consiglieri che sono in aula e tutti coloro che stanno ascoltando e ci stanno seguendo. Allora, no, forse mi sono spiegata male, siccome ho un'esperienza al pubblico anche in altri uffici oltre a quello che faccio io. Nel momento in cui c'è, cioè, il cittadino viene, c'è un computer che viene appositamente posizionato per il supporto al cittadino, ok? La persona, come avete detto, ci sta l'ufficio, ci sta la persona che già viene pagata, come ha già detto il sindaco, per aiutare i cittadini, quindi c'è già uno sportello fisico. Il cittadino arriva, entra col proprio SPID, inizia a inserire la pratica. Nel momento in cui ha una difficoltà, chiede il supporto alla persona, ma anche semplicemente a titolo di domanda, perché, perdonatemi l'ignoranza, ma io cittadino che vengo a fare al comune a chiedere informazioni, se poi devo andare al CAF a fare tutto, vado al CAF direttamente. Ma il comune, scusate, il comune dà informazioni riguardo i tributi comunali, quello che riguarda, ovviamente non può andare informazioni, non so, sull'IVA, boh, sto parlando così, se qualcuno ha una posizione, una partita IVA, il comune ovviamente non dà informazioni sull'IVA, dà informazioni per quello che riguarda i propri tributi, quindi lo sportello, quello che è stato istituito, dà un'informazione, cioè riguarda sempre, il riferimento sono sempre i tributi comunali, ovviamente. Qui parliamo, stiamo entrando in un caso specifico, molto specifico, quindi voi chiedete comunque di fare un inoltro di richieste di stralcio, che comunque va fatto sulla piattaforma delle agenzie delle entrate, va fatto comunque con le credenziali del cittadino, cioè quindi, tal cittadino, e quindi ovviamente non può essere, non so a sto punto diciamo lo sportello come va istituito, e quindi qua serve comunque un parere, diciamo, tecnico, per capire se è possibile innanzitutto istituire uno sportello del genere, se è possibile dare un servizio del genere. Prego, per questo chiedo di dare un parere, avvocato. Sì, no, volevo precisare, intanto noi la riscossione coattiva è da diversi anni che abbiamo abbandonato l'affidamento dei ruoli ad agenzie delle entrate e riscossione ex Equitalia, quindi noi emettiamo le ingiunzioni fiscali, quindi il nostro supporto che diamo ai contribuenti è sulle ingiunzioni fiscali. Ora, questo servizio che si vorrebbe offrire, io almeno lo intendevo come un servizio informativo, ma questo, voglio dire, c'è già, noi non lo negheremmo in nessun caso, ma l'inserimento dei dati, cioè francamente, cioè, significherebbe mettere a disposizione del contribuente una postazione, un computer con l'accesso a internet, e poi il contribuente opererebbe automaticamente, anche perché c'è un call center dedicato, c'è la possibilità di chiamare un numero verde dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni con il quale il contribuente può dialogare per qualsiasi problema anche di natura tecnica, cioè noi non conosciamo diciamo, i software dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e tra l'altro bisogna anche precisare che il contribuente potrebbe avere cartelle esattoriali di diverso genere, quindi non solo limitate ai tributi comunali, potrebbero essere tributi erariali, contributi previdenziali, diciamo, di varia natura, tributari, extratributari. Quindi cioè, se si tratta di uno sportello informativo, noi ce l'abbiamo già,
ma possiamo garantire che comunque possiamo, come dire, canalizzare, dare informazioni, anche perché a noi ci interessa diciamo che il contribuente aderisca alla rottamazione quater, perché come ha detto prima il dirigente De Mattia, comunque in quel caso si va a pagare la sorte capitale e quindi il comune ha un beneficio. Quindi uno sportello informativo sì, ma che inserisca i dati francamente lo vedo proprio tecnicamente non fattibile, ecco, questo volevo precisare. Quindi evocato per mettere a verbale anche per il segretario, il parere è non favorevole o non favorevole, quindi il parere tecnico dell'avvocato, se può avvicinarsi, specificare sull'emendamento per tenere agli atti, l'emendamento riceve il parere non favorevole tecnico da parte dell'avvocato De Benedetto, dirigente del primo settore. Detto questo, io direi che abbiamo abbondantemente discusso, sì, il parere tecnico con... ovviamente se non ci sono interventi lo facciamo scrivere dietro. Sì, prego consigliere Ardito, nel frattempo allora, chiedo di chiudere la discussione, dobbiamo votare l'emendamento e poi magari chiudiamo la discussione con presidente. Allora io ritiro quell'emendamento e lo riformulo. Quindi questo viene ritirato, quindi vabbè, il parere non serve così più, evitiamo la votazione. Allora nel non frattempo le faccio perdere tempo. Nel frattempo che lì allora, io visto che al punto 3 proponiamo di modificare il punto 3 del deliberato. Ok, nel frattempo se vuole può mettere per iscritto, qualcuno può mettere per iscritto, ci serve sempre una carta. Sì, il numero 3 diventa di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente e tramite manifesti dell'approvazione del presente atto, il punto 3. Quindi è chiaro, è semplice, quindi si va ad aggiungere attraverso i manifesti, quindi non solo sul sito internet ma anche materialmente, sì, con manifesti già, quindi l'emendamento va ad aggiungere sostanzialmente l'affissione di manifesti per dare notizia dell'approvazione del presente atto. E poi come sesto punto di dare atto, quindi che sono due emendamenti. Sì. No vabbè, l'emendamento è unico con modifica del testo. Altrimenti okay. Noi dobbiamo votare. Questo è il primo, anche per la votazione, il primo modifica il punto numero 3 del deliberato. Il secondo aggiunge un punto numero 6, di dare atto che il Comune di Necattaro ha messo a disposizione del cittadino uno sportello informativo al servizio della cittadinanza. Vabbè, la proposta è questa, poi dobbiamo votare. Quindi un attimo, giusto per il verbale, la cosa che interessa a me, a verbale si mette quindi che viene ritirata la prima proposta di emendamento e viene proposta una proposta di due emendamenti, quindi il primo che va a modificare il punto numero 3 del deliberato e il secondo che va ad aggiungere un punto numero 6. Chiedo lo stesso di mettere per iscritto, prego, con il sindaco. Scusate, presidente, io faccio così, faccio una proposta io. Perché ritengo che la prima proposta del consigliere Ardito sia errata. Il consigliere Ardito sostiene con questo emendamento di voler pubblicare manifesti con i quali comunica il comune di aver approvato questo atto, perché questo ha detto. Invece la proposta del sindaco, no, è che si facciano manifesti per comunicare al cittadino della possibilità della rottamazione quater, che è ben altra cosa. Io non devo dire al cittadino oggi io ho approvato la delibera in consiglio comunale di diniego al saldo e stralcio. Io penso che al cittadino, questa è la mia proposta, presidente, si metta agli atti. Io penso che al cittadino sia molto più utile sapere, e quindi il manifesto pubblicato che possa riportare invece un'altra informazione, ossia che con la rottamazione quater lui può, venendo in comune e ricevendo l'informazione e poi confrontandosi con il suo CAF, possa avere delle agevolazioni sulle sanzioni, sull'aggio e sull'interesse. Quindi questa non è la stessa cosa, perché presidente, il consigliere Ardito, l'ho sentito nelle mie orecchie, poi sentiamo la registrazione, proponeva di comunicare
tramite manifesto l'approvazione del presente atto. Sì, il presente atto non parla, non riferisce rispetto alla rottamazione quater. Allora, la mia proposta, Presidente, la mia adesso è che a questa delibera che si preveda affissione relativa alla informativa sulla rottamazione quater, non alla pubblicazione, all'approvazione di questa delibera. Ribadisco poi, non si può dare atto della in una delibera della presenza di un ufficio che c'è, è stato ribadito, se poi invece vogliamo mettere per forza qualcosa su quella delibera, perché poi si debba fare il post e dire grazie a noi si dà atto che esiste l'ufficio, mi sembra quasi una presa in giro, no? Alla mia personale intelligenza, non al Consiglio Comunale, alla mia personale intelligenza, perché mi sembra un voler mettere il cappello su qualcosa che esiste e che questa amministrazione ha ottenuto nel corso di questi anni con impegno e impegnando anche delle risorse economiche. Allora, ribadisco, la mia proposta è quella di informare la cittadinanza con dei manifesti, ora lo formuliamo l'emendamento, con dei manifesti sulla possibilità offerta dalla rottamazione quater, che può essere meglio esplicitata dal nostro ufficio che per l'informativa necessaria. Grazie. Così la chiudiamo la storia, che adesso andiamo avanti all'infinito. Grazie Sindaco. Diciamo, operativamente parlando, allora il consigliere Ardito ha preannunciato due emendamenti che non sono ancora pervenuti alla, diciamo, alla Presidenza. Detto questo, tutto quello che anche la proposta del Sindaco, stiamo parlando di manifesti, noi potremmo anche, qui guardo il segretario, guardo i dirigenti, possiamo anche non mettere nel deliberato la fissione di manifesti, ma decidere di comunque di, in autonomia la giunta, l'ufficio può decidere, diciamo, di pubblicare i manifesti come meglio crediamo, pubblicando la delibera come meglio crediamo. Diciamo, questa è qui, questo credo che si possa fare, quindi non è necessario, a mio parere, mettere nel deliberato la pubblicazione di manifesti, ma allo stesso tempo è possibile prevedere una fissione di manifesti, da capire come. Detto questo, poi attendo quindi la presentazione di dei due emendamenti preannunciati. Non so se il Sindaco poi vuole presentare un controemendamento o meglio, non lo so. Diciamo, io sarei, se parliamo di manifesti, per me non lo ritengo necessario. Presidente, comunque, sì. Ora, se adesso si è modificato l'emendamento proposto, perché io ho sentito bene, dopodiché se vogliamo andare in fondo prendiamo le registrazioni, io ho sentito bene e io ho fatto un'altra proposta. Sono d'accordo con lei, Presidente, che non abbia alcun senso inserire nella delibera questa cosa, perché i manifesti noi li facciamo oggi per stasera quando decidiamo di dare informazioni al cittadino, per cui se oggi vogliamo fare in modo, perché no, perché alla fine, peraltro voglio dire, se vogliamo parlare di informazione, il post del Movimento 5 Stelle già riportava questa informazione, cioè già la volontà della maggioranza, voglio dire, era esplicita, ossia di diffondere il più possibile questa informazione, quindi qua non si tratta di mettersi i cappelli e cose, però se va bene, se, ripeto, questo emendamento adesso riporta la mia proposta, a quel punto io ritengo che non abbia alcun tipo di senso. Se poi invece quello è l'emendamento scritto così come l'ho ascoltato e quindi diverso da quello che ho proposto io come dire, insisto sulla proposta che ho fatto poc'anzi. Diversamente, per me non ha alcun senso e si può pubblicare comunque il manifesto, si può scrivere il manifesto su quella informazione, su quella prevista dalla norma rotamazione quater. Grazie. Prego consigliere Ardito, dopodiché vado a leggere i due emendamenti, anche l'iscrizione del consigliere Parisi. Premesso che gli emendamenti che ho presentato sono quelli che ho letto, quindi non è che li ho cambiati perché il sindaco ha deciso di intervenire. Poi il deliberato non è vero che non dà notizie e informazioni della rottamazione quater. Il deliberato al punto 5 dice che il cittadino può utilizzare la rottamazione quater, quindi la pubblicazione di quella delibera è già un'informazione nei confronti del cittadino che dice che effettivamente questa delibera dà diniego alla rottamazione ter, ma consente la rottamazione quater. Sta scritto qua,
Se il sindaco non l'ha letta bene, non può dire che sono io a non aver letto bene, perché qua è scritto a chiare lettere. In più noi stiamo aggiungendo delle informazioni, quindi poter fare dei manifesti oltre al sito internet. Poi non capisco perché su una proposta di dialogo, di implementare, di mettere una parola in più, di mettere una parola in meno, debba sollevarsi tutta questa polemica su una presunta ipotetica volontà in un futuro di fare un post di Facebook. Noi non viviamo sui social, noi viviamo nella vita reale. Per questo stiamo chiedendo di fare anche dei manifesti. Silenzio, in modo tale che oltre alla pubblicazione sul sito internet ci possano essere anche dei manifesti. Non siamo stati polemici, siamo stati alquanto propositivi anche questa volta. Quindi se il sindaco poi vuole fare un suo emendamento è libero di farlo, non deve commentare ed entrare nel merito dell'emendamento che voglio fare io, che vogliamo fare noi. Noi abbiamo proposto un emendamento, lo mettiamo ai voti, sarà accolto, sarà bocciato, poi ci sarà l'emendamento del sindaco che sarà messo ai voti, che noi non commenteremo perché noi stiamo facendo un emendamento, non è che lui deve entrare nel merito di quello che è l'emendamento che vogliamo fare noi. Ognuno propone degli emendamenti, ognuno fa quello che gli pare, quindi mi sembra alquanto scortese l'intervento del sindaco. Quindi Presidente, le chiedo di mettere in votazione gli emendamenti, così mettiamo fine a questa storia, insomma. Grazie consigliere, andiamo avanti. Quindi prima di cedere la parola al consigliere Parisi vado a leggere gli emendamenti, almeno così capiamo che, diciamo, comunque il consigliere Ardito ha preannunciato. Quindi parliamo di due emendamenti. Il primo va a modificare nel deliberato il punto numero 3, in tal senso di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente e tramite manifesti dell'approvazione del presente atto, mentre il secondo emendamento va a aggiungere il punto numero 6 del deliberato, che vado a leggere, di dare atto che il comune di Necattaro ha messo a disposizione del cittadino uno sportello informativo al servizio del cittadino. Questi sono due emendamenti a firma dei consiglieri Ardito, La Trofa, Ciavarella e Benedetto. Questi sono gli emendamenti. Come prima chiedo l'intervento, un parere tecnico sui due emendamenti, sempre all'avvocato De Benedetto, e dopodiché cedo la parola al consigliere Parisi. Prego, avvocato, ci serve comunque sempre il parere. Sì, per me è favorevole, con la precisazione sul secondo emendamento che lo sportello informativo sarà l'ufficio tributario. Cioè non un nuovo sportello. Sì, prego. Cedo la parola al consigliere Parisi. Grazie Presidente. Sembra quasi che la volontà di proporre gli emendamenti sia quasi un pretesto per poter consentire il voto appunto sul punto nel caso in cui l'emendamento venga accolto. Anche perché se vogliamo entrare nel merito appunto dell'emendamento, sulla scia appunto di questa tipologia di emendamento proposti, si potrebbero proporre a centinaia di emendamenti di questo tipo. Pertanto sono d'accordo con la sua proposta, Presidente, cioè quella di evitare di inserire queste tipologie di emendamenti alla proposta di delibera e di impegnarci comunque nel fare informazione con manifesti, così come proposto, accolto anche dal sindaco. Pertanto la votazione ai due emendamenti proposti dal consigliere Ardito da parte della maggioranza non sarà favorevole. Grazie. Nel frattempo quindi l'avvocato De Benedetto ha formalizzato parere favorevole per quanto riguarda il primo emendamento, quello che modifica il punto numero 3 del deliberato. È favorevole anche nell'emendamento numero 2, con la precisazione che lo sportello è appunto istituito e presente nell'ufficio tributi. Allora consiglieri, io andrei a votare questi due emendamenti, poi non lo so se devono essere presentati altri emendamenti, io comunque procederei con la votazione. Emendamento numero 1, quindi quello di modifica al punto numero 3 del deliberato, favorevoli alla proposta di emendamento così come presentato? Alzate le mani per favore. 4 favorevoli, contrari 2, 4, 6, 8, 10, 10 contrari, quindi il primo emendamento viene respinto. Secondo emendamento, quello di aggiungere appunto un numero 6
al deliberato, quindi dare atto che il Comune di Necattaro ha messo a disposizione del cittadino uno sportello informativo al servizio del cittadino, con la precisazione che è presente all'ufficio tributi. Favorevoli? 4. Contrari? Contrari 9. Astenuti? Contrari 10, scusate. 10 contrari e 4 favorevoli. Quindi anche l'emendamento numero 2 viene respinto. Detto questo, prego consigliere Parisi. Propongo di fare 5 minuti di pausa. Grazie consigliere, la proposta viene messa ai voti. 5 minuti di sospensione dei lavori del Consiglio, favorevoli? Alzate le mani. 10 contrari. Ah, favorevoli, ok, quindi all'unanimità, 14. I lavori del Consiglio sono sospesi per 5 minuti. Chiedo ai consiglieri di non allontanarsi dall'aula.
dei consiglieri di riprendere la propria postazione. Andiamo con i lavori, chiedo al segretario di procedere con l'appello. Innamorato di donna De Bellis, innamorato Giacomo Parisi, dipinto, 5 palmi, tritto, De Caro, di donna, assente, di Pierro, ardito, benedetto, la trofa, di Ciolla, assente, Liturri, assente, Ciavarella, presente. 14, ripresa vale. Grazie, riprendiamo con i lavori. Ho l'iscrizione a parlare del consigliere Parisi, prego. Grazie Presidente. Come già detto in precedenza, in un mio intervento precedente, ci risulta eccessivo proporre un emendamento per poter inserire all'interno della proposta di delibera la pubblicazione di un manifesto, quindi l'informativa, l'informare appunto i cittadini oltre che sul sito web anche tramite un manifesto. Questo non perché questa procedura, quindi questa pubblicazione, non la faremo, ma perché diciamo è eccessivo inserirla nella proposta di delibera. Di conseguenza l'amministrazione comunale, penso, quindi guardo il sindaco per dirgli appunto che ci impegniamo nel pubblicare il manifesto il prima possibile, senza appunto che ci sia una votazione, una proposta di emendamento e quindi una modifica della delibera. Grazie. Grazie consigliere Parisi, andiamo avanti con la discussione, direi che abbiamo discusso abbondantemente. Io darei la parola solo per dichiarazione di voto, non so se poi ci sono altre questioni di merito. Prego consigliere Ardito. Grazie Presidente, per dichiarazione di voto. Quattro consiglieri, noi ci asterremo dalla votazione di questa delibera perché alla luce della discussione che c'è stata riteniamo di non voler mettere alcun cappello su questo atto deliberativo e lasciamo alla maggioranza tutto diciamo l'onere e la soddisfazione di approvare questo atto deliberativo senza i nostri emendamenti. Grazie. Grazie consigliere Ardito, non so se ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, altrimenti passerei alla votazione del punto in oggetto. Prima della votazione il segretario mi dice di segnalare una correzione. Nel punto 1 del deliberato è riportato, vado a leggere, di avvalersi della facoltà prevista del comma 229 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, è scritto 2922 invece di 2022, e quindi è un refuso, quindi la legge 29 dicembre 2022, non so se è chiaro a tutti, solo questo, solo in questo caso è riportato, quindi è riportato, parliamo dell'anno. Pongo in votazione pertanto la proposta in oggetto, ricordo diniego, stralcio parziale, cartelle di pagamento fino a 1000 euro, anni 2000-2015, articolo 1, commi 227-229, legge numero 197-2022. Favorevoli alla proposta in oggetto? Vi chiedo la cortesia di alzare le mani. 2, 4, 6, 8, 10. Contrari? Astenuti? 4. Si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 4. Il punto viene quindi approvato. Terzo e ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, modifica al regolamento comunale inerente alla programmazione del commercio in sede fissa e per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, approvato con precedente delibera di consiglio numero 6 del 18/3/2021 e successiva modifica, approvata sempre con delibera di consiglio comunale numero 4 del 23/2/2022. La proposta in oggetto deriva da una richiesta a firma della consigliera Tritto, vado a leggere il protocollo.
protocollo 26830 dell'11/11/2022, la quale scrive, vado a leggere, nello spirito di collaborazione, non so se lo vuoi leggere lei, se no lo leggo io, nello spirito di collaborazione che mi ha sempre contraddistinto, intendo sottoporre all'attenzione sia del sindaco, quale assessore competente in materia, sia della consigliera comunale di Donna, Narita, quale delegata allo sportello unico per le attività produttive, una questione che mi hanno fatto rilevare numerosi cittadini. Il regolamento comunale per la programmazione del commercio in sede fissa e per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 6 del 18/3/2021, al titolo 6 disciplina, dall'articolo 35 all'articolo 40, il piano di promozione e sviluppo delle attività commerciali nelle aree urbane e dei distretti urbani del commercio, DUC. Specificatamente l'articolo 35,1 prevedeva che, ai fini del regolamento, i DUC non possono insediarsi nelle aree urbane corrispondenti alla parte del tessuto formalizzato in A1, A2, B2, come da planimetria in allegato 2, possono in B3, B4, B5, B6 e B7 del piano regolatore generale, PRG. Con delibera di Consiglio Comunale numero 4 del 23/2/2022, il predetto articolo 35,1 veniva giustamente così modificato. Ai fini del presente regolamento, i DUC possono insediarsi nelle aree urbane corrispondenti alla parte del tessuto formalizzato in A1, A2, B2, come da planimetria allegato 2, B3, B4, B5, B6 e B7 del piano regolatore generale, PRG. Il successivo articolo 38,1 dello stesso regolamento recita testualmente: nelle aree urbane indicate dall'articolo 35 del presente regolamento è consentita la vendita dei seguenti prodotti e servizi: A. Articoli termoidraulici. B. Auto, motocicli, autoveicoli usati. C. Combustibili. D. Gas in bombole. E. Granaglie. F. Legnami. G. Materiali per l'edilizia. H. Materiali per l'industria e l'artigianato. I. Prodotti per l'agricoltura e zootecnica. J. Pneumatici. K. Sexy shop. L. Sala giochi e sala slot machine. M. Distributori automatici. Alla luce delle intervenute modifiche dell'articolo 35,1, è inconfutabile possibile di fatto che all'interno del centro storico del nostro comune, qualora si sia costituito un distretto urbano del commercio, DUC, si possano insediare le attività di cui all'articolo 38,1. Tale previsione normativa va contro le finalità che l'amministrazione comunale vuole perseguire, tant'è che in ambo le delibere di consiglio comunale viene esplicitamente affermato il seguente principio: preservare l'ambiente storico e monumentale, anche tramite l'esclusione dal centro storico di attività non idonee al contesto. Inoltre, nel precedente articolo 5, con il quale si disciplina dall'articolo 29 all'articolo 34 il piano di promozione e sviluppo delle attività commerciali nel centro storico e zona consolidata, le predette tipologie di attività risultano essere non consentite. Articolo 31,1. A voler osservare strettamente le regole del regolamento in questione, paradossalmente, un mero titolo di esempio, accade che nel centro storico un'apertura di un sex shop non è consentita qualora non si siano costituiti i DUC, mentre sarebbe consentita qualora si fossero costituiti i predetti distretti urbani del commercio. Pertanto, alla luce, diciamo, della richiesta presentata dal consigliere Tritto, l'ufficio, in particolare il settore ambiente, il settore SUAP, ha provveduto predisporre un'apposita delibera di modifica al regolamento comunale inerente alla programmazione del commercio in sede fissa e per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, approvato con precedente delibera di consiglio numero 6 del 18/2021 e successiva modifica approvata con delibera di consiglio numero 4 del 23/2/2022. Quindi la proposta di delibera va sostanzialmente ad approvare la seguente modifica al regolamento: l'articolo 38 diventerebbe, (1) nelle aree urbane indicate nell'articolo 35 del presente regolamento non è consentita la vendita dei seguenti prodotti e servizi: A. Articoli termoidraulici. B. Auto, motocicli, autoveicoli usati. C. Combustibili. D. Gas in bombole. E. Granaglie. F. Legnami. G. Materiali per l'edilizia. H. Materiali per l'industria e l'artigianato. I. Prodotti per l'agricoltura e zootecnia. J. Pneumatici. K. Sexy shop. L. Sala giochi e sala slot machine. M. Distributori automatici.
quindi si propone di dare atto che la presente modifica del regolamento entri in vigore lo stesso giorno in cui viene esecutiva la presente deliberazione. Credo di essere stato chiaro. Ci prego, cedo la parola alla consigliera Tritto. Sì, grazie Presidente. Questo, diciamo che la redazione di un regolamento è importante ai fini di un'amministrazione comunale e l'applicazione sul territorio è altrettanto importante. Nel rileggere ancora questo regolamento, tra l'altro pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Noicattaro, vedo che ci sono ancora dei rifusi. Questi rifusi che tornano, forse sta diventando una barzelletta questa storia. L'articolo 14 nell'indice, Presidente, ha lo stesso titolo dell'articolo 18. Lei ha una copia? No, nel fascicolo manca, però allora, questo è nell'indice. L'articolo 14, localizzazione, l'apertura, ampliamento, trasferimento delle medie, manca lo spazio, M1, M2, M3, strutture, allo stesso articolo, alla stessa denominazione dell'articolo 18 nell'indice. Poi all'interno invece, se andiamo a leggerlo, parla delle grandi, quindi G1 e G2. Poi nell'articolo 16, il comma 2, manca un verbo per rendere la frase di senso compiuto. L'incremento del settore merceologico alimentare ad altri settori merceologici è, manca il verbo essere, è consentito esclusivamente ai fini dell'apertura di un M3 previa verifica dei requisiti urbanistici delle dotazioni di parcheggio. Dotazioni di parcheggio. Poi l'articolo 31,1 parla, cita appunto che il comune non consente la vendita dei seguenti prodotti nelle aree del centro storico, e sono tutte elencate quelle che abbiamo anche visto prima. Il comma 3 parla del centro storico e zona consolidata, è vietato l'insediamento e il trasferimento di medie strutture, e le grandi idem, o le grandi sì e le medie no, anche perché poi questo comma, diciamo, è la soluzione riportata sia nell'articolo 14 che nell'articolo 18, quando parlano delle M2, M1, M3, G1 e G3, perché dopo aver fatto una lista di zone dove si possono aprire queste strutture, alla fine c'è scritto anche che al di là di quelle zone non si possono aprire diversamente in altre zone, quindi questo comma sembra inutile. Poi, per quanto riguarda il 31,4, dice: nella zona consolidata non è consentita la vendita dei prodotti sopra elencati a patto che vengano soddisfatte le diverse categorie. Forse nella zona consolidata, perché vedendo l'allegato, è consentita la vendita di questi prodotti a patto che soddisfino poi le diverse categorie merceologiche, i diversi criteri che sono elencati nell'articolo. Io a questo articolo, vista la cartina anche, aggiungerei che per quanto concerne la localizzazione delle attività, secondo la planimetria allegata, forse la soluzione potrebbe essere l'inserimento di un'ulteriore limitazione inerente alla valutazione di una distanza di luoghi particolarmente sensibili, quali chiese, scuole e quant'altro. Perché facendo riferimento alla cartina e all'articolo 29 che parla di zona consolidata, quindi una parte della B1, della B2 e la B1, di conseguenza questo significa, cioè io chiedevo di dare un ulteriore riscontro per quanto riguarda sulla questione della planimetria, proprio perché per esempio io mi riferisco tipo via Corso Roma, no? Che fa parte della zona consolidata. Allora vorrei capire da dove in poi si può aprire, non lo so,
l'armeria e da dove in poi non la si può aprire. Lei, Presidente di Commissione, 5 palmi, è chiaro come il discorso, mi sono spiegata. E quindi, Presidente, io sinceramente, siccome vedo che, sinceramente io non ho, penso che ci siano delle incertezze su questo regolamento, quindi o io proporrei di portarlo in una prossima seduta e di avere una contezza di questo regolamento, diciamo anche alla luce di questi nuovi refusi che sono apparsi, che sono tra l'altro anche, ce n'è uno anche sulla cartina che evidenzia, poi la seconda cartina legata parla soltanto della M2 e quindi non include nel titolo l'M3 e l'M1, però voglio dire sono degli appunti in più che chi poi va a ritirare o a scaricare il regolamento dal sito direttamente, renderlo un pochino più chiaro, solamente questo. Quindi siccome adesso presenta un po' di incertezze, io lo riporterei in commissione e poi dopo riportarlo in consiglio comunale. Questa è la mia proposta. Grazie consigliera Tritto, quindi si mette agli atti che la consigliera Tritto propone il ritiro del punto per poi ritornare in commissione. Prego consigliera Cinque Palme, che sono parola. Sì, premesso che i regolamenti per noi sono una cosa seria e non una barzelletta, come ha detto la consigliera Tritto, e i refusi possono capitare soprattutto su un documento di 40-50 pagine, quindi questo non vuol dire che la redazione del regolamento è stata fatta con superficialità, ma gli errori materiali esistono dappertutto su qualsiasi tipo di documentazione a tutti i livelli, dal più basso al più alto. Secondo, la consigliera Tritto si è rivolta a me quando questo regolamento è stato approvato nello scorso mandato, in cui io non ero neanche consigliere comunale, ma al contrario lei era presidente di commissione 4 che racchiudeva anche la delega alle attività produttive, quindi non vedo perché queste domande le rivolge a me piuttosto che autorivolgerle a se stessa. E terzo, diciamo condivido la posizione comunque alla fine della Tritto, appoggio di invito la consigliera Tritto a presentare una serie di emendamenti qualora lo ritiene opportuno al suddetto regolamento e ovviamente questi saranno discussi in commissione. Grazie. Grazie consigliere Cinque Palmi, prego consigliera Tritto. Semplicemente io mi sono occupata nelle varie commissioni, pur essendo il presidente di alto, dando pienamente fiducia al lavoro degli altri consiglieri e dell'assessore incaricato. Quindi, di conseguenza, nelle riunioni, quando mi sono state anche spiegato il regolamento, ho dato fiducia, piena fiducia, a chi ha lavorato su questo regolamento. Grazie. Pertanto, c'è una proposta di ritiro del punto. Pongo in votazione la proposta di ritirare punto in oggetto per essere poi rianalizzato e tornare in commissione. Favorevoli alla proposta di ritiro? All'unanimità 14, il punto numero 3 viene quindi ritirato. Dichiaro sciolta la seduta alle ore 20:16. Grazie e buona serata a tutti.